La seduta, dottoressa, prego. Catano Alfonso. Presente. Stefano Fernando. Assente. Rizzo Gianluigi. Assente. Paluccia Giuseppe. Assente. Rizzo Pasquale. Carlozzo Luigi. Carlozzo Luigi. Carlozzo Luigi. Sì. Catano Alfonso. Presente. Sono altresì presenti gli assessori del Consiglio, Paluccia Angelo. Rizzo Rocco. Presente. Consiglieri comunali presenti a 20 di 4 5, quando la recessione è stata aperta, prego Presidente. Grazie. Bene, buonasera, apriamo la seduta del Consiglio, che presumo brevissimo perché abbiamo all'ordine del giorno un solo punto. E in maniera particolare, legge regionale 21 del 2008, aggregazione legge d'Ariamo, dei comuni di Poggiardo, Capofila, Minervino di Lecce, Castro e Santa Cesarea Terme, documento programmatico di rigenerazione urbana integrativo 2014, approvazione. In sintesi, questa amministrazione, dando corso ai contenuti della legge citata, la 21 del 2008, in maniera particolare all'articolo 3, il quale articolo prevede che i comuni definiscano gli ambiti territoriali che per loro caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali necessitino di interventi di rigenerazione urbana, con la partecipazione degli abitanti e tenendo conto anche delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati. In sostanza la precedente amministrazione aveva condotto uno studio nel 2011, aveva redatto insieme ai comuni di Poggiardo, Ortelle, Poggiardo, Minervino e Santa Cesarea Terme, Poggiardo Capofila, un documento di programmazione di rigenerazione urbana che recepiva le norme della legge 21. In quel lavoro vennero individuati degli ambiti territoriali entro cui intervenire e sottoporre quegli ambiti a rigenerazione urbana. Presumo, e così abbiamo riportato nel documento che immagino la minoranza abbia avuto e abbia avuto modo anche di leggere, presumo per questioni contingenti legate alla situazione del crollo che caratterizzava in quel periodo Piazza Dante, non venne individuato l'area, diciamo, di Castro Marina, quindi Piazza Dante e Piazza Colombo, come ambiti territoriali nei quali intervenire, anche perché ragionevolmente a fronte di un eventuale finanziamento per quelle aree non ci sarebbe stata la possibilità di intervenire vista la situazione di disastro in cui versavano quelle aree. Oggi noi sentiamo la necessità di dotarci dello strumento per poter, a fronte di possibili finanziamenti che la Regione intende a breve con dei bandi ad hoc proporre ai comuni, quindi dicevo la necessità di individuare quell'ambito, quindi Castro Marina, per poterlo sottoporre poi all'intervento di rigenerazione urbana. Quindi ci dotiamo dello strumento. Ciò ha comportato una riunione con i comuni dell'aggregazione, abbiamo adottato una linea di condotta e la linea è la seguente: io ho avvertito i comuni formalmente con una lettera che stavamo procedendo all'integrazione del documento originario 2011. Quindi abbiamo redatto un nuovo documento che definisce l'ambito territoriale Castro Marina e questo vale come integrazione al documento originario, non lo varia, perché l'analisi degli obiettivi, l'analisi delle necessità è la stessa, quindi si tratta solo di aggiungere un ambito territoriale ulteriore. Questo documento lo abbiamo condiviso in una riunione che noi abbiamo tenuto lo scorso febbraio, la riunione pubblica dove abbiamo invitato la cittadinanza ad intervenire. Adesso lo approviamo, verrà depositato secondo i contenuti della legge della 21, verrà depositato in segreteria per 15 giorni, verrà data pubblicazione sui i siti istituzionali e agli organi di stampa, in maniera che chi voglia portare delle osservazioni faccia, sia possibile, lo potrà fare. Trascorsi 15 giorni, poi seguirà un iter ulteriore, quindi verrà definitivamente adottato e trasmesso poi alla giunta regionale per la definitiva approvazione.
L'urgenza era dettata dal fatto che io pomeriggio, approfittando del fatto che l'assessore permanente è appoggiato per altri impegni, più tardi incontrerò l'assessore permanente e sottoporrò alla sua attenzione l'iter che abbiamo seguito, in maniera da non arrivare spiazzati quando e se ci saranno dei finanziamenti ad hoc. Questo documento di generazione crea anche le premesse per poter accedere eventualmente a dei finanziamenti secondo la legge 17, quella che ci ha in qualche modo condotto all'adesione a Borghi Autentici, ai quali abbiamo aderito con delibera di Consiglio Comunale lo scorso Consiglio. Non leggo tutta la parte in premessa, dirò soltanto che, considerato che il processo partecipativo svolto con le stesse modalità di quelle svolte nell'anno 2011, limitato alla sola comunità di Castro e reso noto agli altri comuni dell'aggregazione, ha confermato in buona parte l'analisi svolta nel 2011, mettendo in evidenza i progressi della rigenerazione urbana nell'ambito indicato come prioritario di intervento, l'ambito UCS, centro storico, quindi, ed ha evidenziato la necessità di procedere alla riqualificazione complessiva di Castro Marina ed in particolare di Piazza Dante. Il documento integrativo 2014 si pone pertanto come un mero documento di integrazione di un nuovo ambito urbano, fermo restando le analisi, le valutazioni, i processi e gli obiettivi indicati nel documento del 2011. Contiene unicamente l'introduzione di un nuovo ambito meritevole di rigenerazione, cioè Castro Marina. Pertanto proponiamo al Consiglio di deliberare di adottare il documento programmatico per la rigenerazione urbana integrativa 2014, contenente gli obiettivi e criteri di impostazione del documento programmatico di rigenerazione urbana, predisposto dall'ingegnere Angelo Micello, allegato alla presente quale parte integrante. Quindi, detto questo, se la minoranza vuole intervenire, va bene, quindi possiamo andare al voto. Bene, grazie, la sede del Consiglio può essere sciolta.